Leggo in modo un po' saltuario, nel senso che sono periodi in cui leggo tipo di più, hai periodi in cui non leggo per niente. Mi piacciono molto quei romanzi che non sono forse nemmeno dei romanzi, tipo che sono un po' delle scatole cinesi, cioè tipo mi piace molto il Decameron. C'è un libro anche di cui sono abbastanza ossessionato che si chiama Il manoscritto trovato a Saragozza di Potocki. Mi piace molto come scrive Calasso, per esempio, per questa ragione, cioè queste cose molto che un libro è un universo in qualche modo. A volte mi piace anche proprio più questa idea che non è che abbia magari una conoscenza del libro, a volte così approfondita. Cioè, per esempio mi affascina molto, cioè, un libro che non ho mai letto che mi piacerebbe leggere è Don Chisciotte. Oppure anche un giorno mi piacerebbe veramente riuscire a leggere la Divina Commedia, perché mi interessano molto queste questioni di universi, di libri. Poi ci sono ovviamente anche tutti quei libri che sono proprio belli perché li leggi volentieri e ti mantiene, ti danno qualcosa di importante. Mi piace Virginia Woolf, Thomas Bernhard è un scrittore che mi piace molto. Ho finito recentemente questo libro di Prokosh che si chiama, però dove parla di tutti questi incontri con scrittori di primo Novecento. Mi piacciono i libri che mi danno la capacità di anche andare da un'altra parte, sicuramente, capire meglio un periodo. A volte faccio anche delle letture legate proprio un po' in qualche modo al tipo di mood in cui sono in determinato momento. C'è una certa influenza in effetti su poi le immagini che creo. A volte credo di avere un approccio un po' cinematografico nella pittura. E infatti, tra l'altro, anche tipo, più che i libri, i film hanno molta influenza nel mio immaginario. E come certi filmmaker si comportano, si sono comportati.